Non hai ancora aperto un conto corrente offshore. Meglio che ti dai una mossa. Mi dispiace dirtelo, ma se ancora non hai aperto un conto corrente offshore, è meglio che lo fai il prima possibile, perché le cose stanno cambiando. È più complicato aprire un conto corrente offshore, eppure averne uno ti dà accesso a enormi vantaggi. In questo video vedremo quali sono i vantaggi di avere un conto corrente offshore. Ridurre le spese aziendali. Se tu hai un'azienda europea che commercia con gli Stati Uniti ed hai un fornitore americano che ti fornisce merce e ti fattura in dollari, tu devi pagarlo in dollari. Ora, se tu hai un conto europeo con valuta europea, sei soggetto al rischio di cambio. La cosa migliore da fare è aprire un conto americano in dollari. Ora, tu potresti dirmi che magari hai già una banca europea con un conto multivaluta, ma comunque la banca europea ti applicherebbe commissioni e diciamo costi di cambio sfavorevoli, che invece un conto americano non ti applicherebbe. Quindi il primo motivo, se hai commerci con paesi che commerciano con valuta differente dalla tua di base, è bene che tu abbia un conto in quel paese. Quindi questo è il primo motivo per cui bisogna avere un conto corrente offshore. Il secondo motivo è che le banche offshore sono più propense ad accettare business ad alto rischio. Questo cosa significa? Allora, le banche europee sono meno propense ad accettare business ad alto rischio, tendono ad essere molto molto selettive, anche ingiustificatamente. Viceversa, con le banche offshore, diciamo che operano fuori dal tuo paese, fuori dal centro dell'Europa, sono più propense. Per esempio, facciamo un esempio concreto. Se tu ti occupi di gioco d'azzardo, Malta o Cipro o le isole di Man sono molto più propense ad aprirti un conto corrente. Se tu ti occupi di criptovalute, il Portogallo, le Bermuda o comunque i paesi dell'est in generale che sono più familiari con le criptovalute, sono più propensi ad aprirti un conto corrente. Questo perché? Perché le banche hanno a che fare con ciò che conoscono. In genere, in tutti i paesi si formano dei cluster, cioè insomma dei settori d'attività che si concentrano in un paese, in un'area, e le banche tendono ad avere a che fare con quel cluster, con quelle attività. Ebbene, se le banche hanno a che fare con un'attività che non conoscono, tendono a non aprirti il conto corrente per ignoranza dello sportellista, per mancanza di normativa, per mancanza di conoscenza, per paura, per tantissimi motivi, oppure per policy bancaria proprio. Insomma, se la banca non conosce il tuo settore di attività, tende a non aprirtelo. Se il tuo settore diciamo, un settore un po' a rischio, non troppo apprezzato in Italia e nei paesi europei, è meglio andare in paesi un po' più, diciamo, propensi al rischio, quindi aprire un conto corrente anche in questo caso offshore. Un altro motivo che dovrebbe spingerti ad aprire un conto corrente offshore è che i cosiddetti paesi dell'OCSE, quelli più centrali, quelli più diciamo rigorosi, tendono a non aprire conti correnti a imprese non residenti o individui non residenti, mentre invece le banche offshore, diciamo dei paesi amici, sono molto più propense ad aprire conti correnti a imprese estere e individui non residenti. Questo perché queste banche hanno più familiarità con il business internazionale, hanno più clienti stranieri, hanno più familiarità con queste cose e hanno anche una policy aziendale e anche magari proprio un brand del paese che è molto più, diciamo, business oriented rispetto ad altri tipi di paesi come l'Italia, la Francia, che sono molto più conservatori e molto meno aperti al business internazionale. L'ultimo motivo per cui mi sentirei di consigliarti di aprire un conto corrente offshore è che ti protegge i tuoi asset, protegge il tuo denaro liquido. Allora, non esiste una protezione totale se tu metti il tuo denaro liquido in un conto corrente offshore, perché legalmente potrebbero sempre prendertelo. Però è anche vero che se hai un conto corrente in Italia oppure in un paese OCSE e un giudice troppo zelante decide di congelarti il conto perché sei semplicemente indagato, quindi non sei colpevole, sei semplicemente indagato, ti congela il conto, ti congela tutto quello che hai e tu non puoi fare
ricorso alle tue risorse e la tua azienda, le tue attività vanno in fallimento. Poi magari scoprono che sei innocente, ma chi se ne frega, ormai sei fottuto, i problemi sono tuoi e non del giudice. Ebbene, se tu hai un conto corrente offshore, è molto più complicato che te lo vengano a bloccare. Anzi, probabilmente manco lo vengono a sapere che ce l'hai. E comunque, se anche dovessero venirlo a sapere, il numero di giudici in Italia, nell'Ocse, che sanno come si mette in piedi una procedura internazionale, è molto limitata. Per cui, in un certo senso, anche se legalmente non lo è, di fatto avere un conto corrente offshore ti protegge da magistrature molto audaci. Ecco. Ora veniamo alla parte pratica. Aprire un conto corrente offshore. Abbiamo già parecchi clienti che hanno un conto corrente offshore, da imprenditori che vogliono facilitare il pagamento dei fornitori, a coloro che invece vogliono che i clienti paghino su un conto estero per facilitare i bonifici e rendere più chiaro il proprio business, meno oscuro a un cliente straniero. Ci sono poi gli investitori che vogliono rendere il business un po' più protetto da governi e agenzie fiscali aggressive. Insomma, ci sono parecchie esigenze che conducono le persone, i businessmen, ad aprire un conto corrente offshore. Ora, il problema è che aprire un conto corrente offshore è come acquistare una casa all'estero. Ci sono un sacco di rischi. Una volta era facilissimo, oggi è complicato, perché un conto corrente offshore potrebbe condurti a pagare costi di apertura e di mantenimento molto elevati. Molte banche approfittano del fatto che sia così difficile oggi aprire un conto corrente offshore per metterti costi più elevati, perché appunto l'offerta è più bassa rispetto a prima, ma la domanda è sempre la stessa. Quindi aumentano anche i costi. Eppure, però, potrebbe non convenirti più a un certo punto se i costi sono troppo elevati. Poi ci sono un sacco di rischi, per esempio alcune banche non sono così professionali come dicono di essere, altre banche ancora non hanno capito come funziona il CRS e combinano dei guai, poi magari ti fanno ricadere su di te le responsabilità, quindi bisogna stare molto attenti quando si apre un conto corrente offshore. Quindi è molto più complicato aprire un conto corrente offshore, però una volta individuata la banca e la persona di fiducia, poi il processo è molto più semplice, perché fondamentalmente grazie a Skype, grazie alle firme digitali, i software di firme digitali, non quelle italiane, intendo quella usata da tutto il resto del mondo, insomma tutta una serie di strumentazioni, è molto più facile poi aprire un conto corrente offshore, perché è più facile identificare la tua identità. Per cui, insomma, il vero problema è individuare la banca giusta, il contatto giusto, il contatto affidabile. Il problema è che oggi la maggioranza delle persone ignora completamente quanto sia complicato aprire un conto corrente offshore, perché è solo da pochi anni che è nata questa nuova situazione. Per cui chi ha aperto un conto corrente offshore prima del 2014 dice che tutto sommato è semplice, e anzi addirittura sui nostri social ci contesta, dice che non siamo preparati, siamo dei burloni, dei buffoni. In realtà semplicemente non è il loro mestiere, quindi non possono sapere, diciamo, i cambiamenti che avvengono anche a distanza di 6 mesi. In questo settore i cambiamenti avvengono a distanza di mesi, non di anni, non di secoli come in altri settori. Per cui molte persone non se ne capacitano. Eppure avere un team di persone che ti aiuti nell'apertura di un conto corrente ti permette di evitare parecchi ostacoli. Quando tu ti trovi di fronte al bancario di turno che ti chiede poi le informazioni per aprire il conto corrente della tua azienda o il conto corrente personale e ha molti dubbi circa la tua legittimità, ogni bancario parte con enormi dubbi circa la tua legittimità, e ormai è la policy di tutte le banche questa. In pratica tu devi dimostrargli che il tuo business è perfettamente legale e loro ti faranno una serie di domande anche a trabocchetto per capire che tu non stia raccontando balle e che non ti contraddica. Per cui è molto complicato oggi il processo di application presso una banca. Poi nel modulo di application ogni domanda veramente ha un senso molto definito per il bancario, per la banca, per la policy aziendale. E se tu metti un'enfasi su qualcosa che a loro non piace, ti precludono l'apertura del conto corrente. Per cui bisogna sapere dietro ogni modulo che cosa veramente vogliono da te, cosa veramente vogliono sapere e cosa vogliono vedere che c'è nel tuo business. Ecco, noi
gli facciamo vedere ciò che vogliono vedere. Non perché tu non sia, non perché tu faccia qualcosa di illegale, ma perché loro, se non vedono esattamente ciò che vogliono vedere, nel dubbio preferiscono di chiuderti il conto corrente, cioè preferiscono non aprirti il conto corrente. Per cui è veramente ormai diventato un gioco di proprio di chirurgico quando si parla con le banche. Ogni parola ha un peso enorme. Il vantaggio del nostro team è che apriamo questi conti correnti offshore ormai da molti anni. Abbiamo visto tutta l'evoluzione dei conti correnti offshore. Quando bastava andare a Hong Kong con l'abbonamento di Topolino e ti aprivano 10 conti correnti in una giornata, a quando non ti aprono il conto corrente nemmeno se ricevi la referenza dal Presidente della Repubblica francese. Insomma, è cambiato completamente lo scenario. Noi parliamo la stessa lingua di questi burocrati. Sì, lo ammetto. Parliamo la stessa lingua di questi burocrati, quindi li capiamo, sappiamo cosa vogliono, sappiamo la domanda che ti stanno facendo, in realtà quello che vogliono sapere, e gli diamo quello che vogliono. Nel giro di un mese il conto corrente è aperto. Anche i più duri prima o poi cedono. Comunque il conto corrente lo apriamo sempre. Individuiamo sempre le banche migliori, quelle che ci danno più garanzie, quelle che sono anche più propense, sono anche quelle che sono più propense ai business internazionali. Puoi anche provare ad aprire conti correnti da solo, se ti va bene, sei fortunato, buon per te lo auguro. Se non ci riesci, perché magari il tuo business, non è molto conosciuto dalle banche, allora facci una chiamata e ti aiutiamo noi. Tanto noi siamo sempre qui, nonostante tutti gli artifici, i marchingegni e le invenzioni che si inventano i burocrati di Bruxelles per rendere il business sempre più complicato.